Allora, finalmente ci siamo. Noi abbiamo fatto un video un po' più lungo del normale con Voce di Popolo, dove abbiamo cercato di illustrare tutto quello che è successo in conferenza stampa. Oggi finalmente ci siamo ed è una, per la Sicilia sicuramente una prima. Sì, intanto grazie per il sostegno, perché per noi la comunicazione è stata importante e voi siete stati indispensabili. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio e oggi possiamo dire che veramente abbiamo cambiato un po' la storia di tante cose e anche delle dinamiche del cinema in parte. Ci tengo assolutamente a precisare che lunedì mattina il Cinema Apollo, nelle giornate come oggi, alle 11 è aperto per tutti, escluso nessuno. Non c'è da specificare per chi. Il cinema accoglie tutte le persone che quella mattina si vogliono dilettare e vogliono condividere un momento con noi. Non è, diciamo, un'eccezione oggi, perché anche in altre città è stato fatto, a Milano, Bergamo, però per la Sicilia è sicuramente una prima. Lei sta venendo a Palermo anche per vedere come funziona, almeno così lei ha dichiarato nel video che ha fatto strada facendo. Io sono venuto da Palermo, uno, perché mi piacciono quando i genitori creano delle condizioni di unione, due, perché è un bel progetto e quindi sperando che tutte le città siciliane possano copiare quello che Messina sta facendo e quindi essere un esempio. Oggi già la sala è piena di ragazzini con genitori, è bello vedere i genitori che si confrontano fra di loro, che si supportano fra di loro, e vedere i ragazzi in una sala di cinema è veramente emozionante, perché per i nostri figli molto spesso il cinema viene negato. E quindi il sapere che oggi Gaetano è seduto senza scarpe, seduto messo comodamente, vedere dei bambini che corrono, che sfarfalliano, che gridano, senza che nessuno si senta disturbati, è il massimo che noi genitori possiamo avere su quella che si chiama integrazione. Quello che mi dispiace è una sola cosa, che oggi ci sono molte famiglie con ragazzi disabili, ma poche famiglie che stanno partecipando a questa iniziativa. Quindi noi lavoriamo per l'integrazione, sembra ancora lontana, e quindi chiediamo agli amici messinesi che non vivono la disabilità, che fra 15 giorni ci sarà un'altra proiezione, venite a supportare le famiglie con disabilità, a conoscere i ragazzi disabili, perché questo progetto nasce principalmente per questo. No, ci sono tanti bambini che sono venuti con i fratellini, cosa che magari in altri tempi non facevano. No, io ho notato, ci sono delle famiglie, chiaramente questo è un momento che deve continuare. Quindi noi oggi siamo contenti per la presenza di un pubblico e diciamo che abbiamo vinto, tra virgolette, se di una gara si parla. Però sono sicura che nel tempo, poco a poco, step by step, riusciremo a portare e a concludere quello che desideravamo. Essere riusciti a creare le condizioni affinché i nostri figli possano assistere, possono vedere un film in serenità, e aver avuto delle persone sensibili che si sono preoccupate di creare queste condizioni è un fatto importante, ma purtroppo straordinario, non capita spesso. Quindi trovare a Palermo un cinema che replica questa esperienza che abbiamo verificato qui a Messina credo che sia una nostra priorità, e da domani ci impegniamo a questo. Contento, eh? Sì, contento, sì, molto. Che significa oggi poter venire qui al cinema con leggerezza?
Sì, intanto la possibilità di rivedere i genitori che sento tantissime volte per telefono, magari singolarmente per, diciamo, più che altro purtroppo per varie problematiche che ci sono, può essere la scuola, certo, può essere il centro convenzionato, può essere qualsiasi cosa, e vederli assieme è la cosa bella, vedere i loro figli, quindi tutti assieme, e sappiamo perfettamente che ci vorrà del tempo, perché anche il primo mio figlio avrà magari momenti che si destabilizzerà, però a poco ci arriviamo, sì. Quindi felice. Questo l'evento di oggi, la giornata di oggi, comunque si ripeterà altre volte. La cosa più bella che abbiamo visto, a parte la presenza di tante famiglie, di tanti bambini, dei fratellini con il proprio fratello o la propria sorella, la cosa più bella che ho notato e che mi hanno fatto notare è che i bambini presenti rimangono comunque seduti, composti, ascoltano, non hanno, diciamo, quelle paure, non soddisfano quelle paure, non corrispondono a quelle paure che molti genitori magari hanno. Quindi forse devono essere proprio i genitori di bambini autistici ad avere anche più fiducia nelle capacità dei propri figli. Questa è una cosa che mi è stata fatta notare, che sto solo ripetendo e ribadendo. Cinema Apollo è una esperienza assolutamente voluta e conquistata, e che deve essere ripetuta e anche clonata in tutta la Sicilia. Questa è una prima dell'esperienza della Sicilia, non è la prima esperienza in Italia, ma è la prima in Sicilia, ed è un'ottima partenza.